Ma il Museo Diocesano si rivolge a tutti, si rivolge evidentemente innanzitutto ai giovani, si rivolge al mondo della scuola. Abbiamo pensato a dei pacchetti particolari di proposte, sia per i bambini che per i giovani studenti, che per gli studenti dell'università. E poi ci si rivolge a tutta la diocesi, a coloro i quali cercano nell'arte anche appunto come ho avuto molte volte modo di dire, il significato specificamente religioso in connessione con la storia della diocesi. In questo senso proprio anche le strumentazioni multimediali stanno a indagare e in qualche modo a rendere più visibile questa storia della diocesi, non soltanto attraverso le modifiche del suo territorio, ma anche attraverso la sua produzione artistica, architettonica, molto visibile evidentemente nelle chiese, ma artistica nelle opere d'arte che via via sono state prodotte nel tempo. E poi si rivolge a tutti coloro i quali cercano un rapporto diverso con il museo. Abbiamo pensato per esempio un rapporto col territorio, un rapporto con il territorio circostante, quindi Sant'Eustorgio, San Lorenzo, ma anche un rapporto con gli altri musei di Milano. Un museo di relazione, direi che il Museo Diocesano si rivolge agli altri stabilendo una relazione con gli altri.